Il comitato cittadino di Via Verga a Naro si è riunito in assemblea ieri sera per discutere sulla situazione riguardante l'installazione dell'antenna Wind 3 telefonica in via Giovanni Verga. In seguito all'ordinanza di temporanea sospensione dei lavori di installazione emessa dal sindaco del comune di Naro il 13 giugno 23, il comitato richiede l'adozione di un apposito provvedimento di sospensione da parte dell'ufficio tecnico del comune, come già hanno fatto altri sindaci nei comuni siciliani. Monta sempre di più la protesta, ogni giorno arrivano nuove adesioni al comitato che ha raggiunto le 500 unità coinvolte. Il comitato di Naro ritiene che il provvedimento tacito di autorizzazione all'installazione dell'antenna sia illegittimo, non conforme alle prescrizioni del regolamento comunale per la pianificazione e la gestione degli impianti di telefonia mobile del comune di Naro. Inoltre, l'immobile sulla quale è prevista l'installazione dell'antenna si trova in una zona ad alta densità demografica, vicino a diverse scuole e strutture sanitarie come la RSA di San Calogero, il che rappresenta un rischio per la salute dei cittadini. Il sindaco potrà intervenire a salvaguardia della salute perché rappresenta un grande rischio adottando una sospensione cautelare. Il comitato è convocato per la mattina di lunedì 26 giugno prossimo, in attesa di un provvedimento da parte delle autorità comunali. Il comitato cittadino di Naro contro l'antenna si ripromette di adottare ogni opportuna e clamorosa iniziativa di protesta che coinvolga tutta la cittadinanza narese, gli organi di stampa, i social, i media locali e nazionali, per difendere la salute della cittadinanza narese. Se lunedì non ci saranno prese di posizioni da parte del sindaco, si è deciso di richiedere un incontro alla prefettura di Agrigento in persona diretta del prefetto.